Alla prima edizione del premio letterario Città di Verona hanno partecipato decine di scrittori e poeti esordienti, opere che parlano di sfide e di futuro. Al mercato coperto le premiazioni. Opere inedite sui temi delle sfide e dei cambiamenti. Scrittori e poeti che vedranno pubblicati i loro lavori con il marchio 03, la casa editrice che ha promosso il premio letterario Città di Verona. Commissione presieduta dal giornalista Mauro Mazza, già direttore di Rai 1 e del TG2. Verona, ma l'Italia, l'Europa, tutti noi abbiamo bisogno di tornare alla vita. E l'arte, la scrittura, la musica che ascoltiamo oggi ha a che fare con la vita nel senso più profondo. Ha dato atto e merito a chi ha creduto in questo nuovo premio per la città e nella città di Verona per un ritorno alla speranza di un domani migliore. Oggi è domani, il futuro che è già. Questo è il tema del concorso, terminato con l'assegnazione dei premi al mercato coperto dell'ex macello di Verona. Cerimonia accompagnata dagli intermezzi musicali delle pianiste Laura e Beatrice Puiu. Tra i giurati anche il professor Giancarlo Volpato, l'avvocato Guariente Guarienti e Giuliano Lamazzina. Spero che sia solo la prima edizione di questo premio letterario che ha messo in relazione Verona per la prima volta appunto con un premio letterario. Di buon auspicio che una cosa nuova accada in questo approssimarsi dell'uscita dalla pandemia e potrà essere solo che una strada in discesa. Cinque le categorie. Nella sezione racconti ha vinto Alice Zulliani. Fiorella Rega si è imposta tra i poeti, mentre Susanna Bontempo si è aggiudicata la categoria delle opere dedicate a Verona e al Veneto. Nella saggistica primo premio per Cinzia Restelli, unico vincitore al maschile Leonardo Omezzolli nella narrativa, ma insieme alla coautrice Katia Dell'Eva e all'illustratrice Nadia Groff. Abbiamo avuto un successo inaspettato, siamo felicissimi di aver ospitato iscritti di tutta Italia che hanno partecipato con i loro racconti e le loro opere letterarie. Vogliamo rilanciare la cultura, l'arte, la letteratura e tutto ciò che l'Italia rappresenta davanti agli italiani stessi e al mondo.